schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, trovi tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi da poter fare da soli. Per fare questo glitch abbiamo bisogno di una base operativa, un'auto da duplicare, in questo caso la LGR H8, delle mine di prossimità e l'auto che avete appena visto. Allora, per prima cosa ragazzi, piazzate le mine di prossimità dalla parte opposta dell'entrata della vostra base operativa, cercando una posizione ottimale ragazzi. Io in pratica ho messo le mine di prossimità su questa posizione in maniera tale che quando esploderanno mi lanceranno giù per il pendio della collina. Quindi a questo punto, come ho detto ragazzi, prendete un'auto che sia abbastanza blindata, che non esploda con le mine di prossimità, quindi io ho preso questa, poi vedete voi. Una volta che avete il tutto, che cosa dovete fare? Andate davanti alla base operativa, fate comparire base operativa piena, premete il pulsante PS, tornate in game, vi scomparirà il tutto ragazzi. Una volta fatto ciò, vi dirigete dall'altra parte della base operativa dove avete piazzato le vostre mine di prossimità e dovrete cercare di calcolare la maniera più idonea che vi tirerà lontano dalla base operativa. Adesso vi faccio capire bene, diciamo, in video, almeno capirete. Qui la mina ovviamente esploderà, ci comparirà la scritta base operativa piena e andremo a premere X. Come vedete ragazzi, io sono lontano dalla base operativa, scendo dal veicolo e mi suicido ragazzi. Scendo, accetto ovviamente il messaggio di base operativa piena, scendo dal veicolo e mi suicido. Una volta fatto ciò ragazzi, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo richiedere il nostro veicolo, quello che vogliamo duplicare. Io in questo caso duplico una LGR H8, non duplicate auto di lusso o veicoli speciali o altre cazzate, perché vi darà il blocco di 50.000 e quindi sarà inutile. Non pensate che un veicolo di lusso vi paga di più perché è un veicolo di lusso, sono tutte cassate regà, quindi date retta a quello che vi dico, non fate testa vostra, perché poi venite a commentare sotto al video mi dà il blocco cazzate ragazzi. Quindi cerchiamo di fare le cose fatte bene. A questo punto ragazzi, avete chiamato la vostra LGR H8, che cosa dovete fare? Dovete cercare un punto dove incastrare la vostra LG. Io in questa base operativa ho trovato questo punto, però in altre basi operative ci saranno altri punti ovviamente, e come vedete mi teletrasporto nell'auto ragazzi. Quando siete sicuri di teletrasportarvi, ovviamente siate presidenti per fare questo, vi mettete sopra presidente e manda veicolo in deposito, e dovete pigiare X e triangolo contemporaneamente ragazzi, insieme, come si faceva nel glitch facility per duplicare le auto nella base operativa. Dovete fare la stessa cosa, quindi vi teletrasportate ovviamente e premete X insieme ragazzi, lo dovete fare insieme altrimenti il bug non vi riuscirà. Entrate nella vostra base operativa e il clone sarà fatto ragazzi. A quel punto il clone è fatto, nel garage di origine vi ritroverete la macchina originale, quella che avevate, e dentro la base operativa, a seconda delle LG che avete, vi ritroverete tante LG quante ne avete duplicate ragazzi. Il glitch è facilissimo ragazzi, una volta che avete fatto tutte le duplicazioni che volete, 1, 2, 5, 10, dovete riavviare assolutamente l'applicazione, perché altrimenti non vi funziona, cioè non è che non vi funziona, vi funziona sì, però non potrete accedere al veicolo. Detto questo ragazzi, un saluto a tutti, al prossimo video.